Sale la tensione alla IMR Industriale Sud di Teramo, dove i lavoratori e i sindacati stanno protestando contro la decisione dell'azienda di trasferire parte delle lavorazioni in altri siti produttivi. Un malcontento che si è diffuso rapidamente tra i dipendenti, in particolare nel reparto boutique, dove si sta assistendo allo smantellamento di attrezzature vitali per la produzione. Anche gli stampi utilizzati nelle altre linee di produzione sono stati oggetto di trasferimento, alimentando ulteriormente le preoccupazioni per il futuro del sito di Teramo e dei suoi lavoratori. Questa nostra iniziativa fa seguito a una precedente iniziativa che noi abbiamo fatto anche lo scorso anno. Allora, noi abbiamo un piano industriale che ci pone delle criticità evidenti già allora, già a dicembre. I problemi quali sono? Le incognite, anzi direi purtroppo le certezze di diminuzione di commesse derivanti dalla scadenza dei progetti di Volkswagen in essere, ma anche dall'interruzione dei rapporti con Stellantis. Insieme stiamo parlando di 360.000 pezzi su un totale di 860.000 pezzi prodotti in un anno da IMR Industriale Sud. I lavoratori temono che il trasferimento delle lavorazioni possa preludere a una progressiva chiusura del sito di Teramo, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sull'economia locale. La situazione rimane tesa e le parti sociali richiedono un dialogo aperto e costruttivo per trovare una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro e l'integrità produttiva del sito di Teramo. Molto probabilmente avremo, speriamo di no, ma un non rinnovo di oltre i 100 contratti interinali che ha questa azienda. Infatti noi la chiamiamo l'anello debole del gruppo perché gli altri hanno contratti a tempo indeterminato e qui invece ce ne sono 100 interinali, oltre 100. Per cui cosa chiediamo? In primis che finisca questo fuoriuscita delle commesse da Teramo agli altri siti. Secondo, che la politica, sia essa di destra che di sinistra, deve pensare che in questo territorio non ci possiamo permettere una perdita di 570 famiglie e quindi qualcuno deve cominciare a muoversi, come si sta muovendo la Regione Lazio e come si sta muovendo la Regione Marche. Noi la risposta che hanno le due regioni qui in Abruzzo non ce l'abbiamo, quindi speriamo che comincino a muoversi e a darci delle risposte concrete perché i lavoratori ne hanno bisogno.